Se sei un proprietario di un immobile che stai provando a venderlo privatamente, devi sicuramente conoscere la prelazione, perché se hai un immobile soggetto a prelazione e lo vendi senza rispettare determinate formalità, puoi incappare in grosse problematiche economiche. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che si occupa della vendita e della locazione di immobili residenziali e commerciali in tutta Roma e provincia. Oggi in questo video ti parlo della prelazione. Con questo termine giuridico si identifica praticamente il diritto di una persona fisica o giuridica a essere preferito a parità di condizioni rispetto a un altro nell'acquisto di un determinato immobile. L'esempio più facile da fare è quello di un immobile di provenienza ATER, che è un ente appunto pubblico che, in base alla normativa sull'edilizia residenziale pubblica, nel tempo ha venduto immobili a privati che in precedenza erano inquilini a delle condizioni economiche molto favorevoli. Però nell'atto di vendita l'ATER si è riservata il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile a terzi. Quindi cosa succede? Se un proprietario privato che anni prima aveva comprato dall'ATER questo immobile a un certo punto decide di venderlo, non può procedere a vendere quell'immobile al nuovo acquirente semplicemente come si fa per altri immobili, stipulando una proposta di acquisto, poi un compromesso e poi un rocito, ma bisogna assolutamente procedere con una richiesta formale all'ente che ha il diritto di prelazione, invitandolo a esercitare, ovvero a rinunciare a tale diritto di prelazione. Pertanto si deve mandare una comunicazione formale all'ente invitandolo a esercitare il proprio diritto di prelazione a quel determinato prezzo e a quelle determinate condizioni di pagamento che il proprietario ha già concordato prima con un acquirente terzo. Se l'ente decide di acquistare l'immobile alle stesse condizioni, ovviamente lo comunicherà formalmente. Qualora invece non vuole procedere all'acquisto, allo stesso modo con una comunicazione formale informerà il proprietario. Però attenzione che alcuni enti, come ad esempio l'ATER, per rinunciare al proprio diritto di prelazione chiedono il pagamento di un indennizzo per rinunciare a tale diritto. Quindi se il proprietario non ha ben calcolato prima a quanto ammonta tale indennizzo, che a volte può anche raggiungere insomma diverse decine di migliaia di euro come cifra, il proprietario si può trovare poi scoperto di questa somma laddove avesse programmato di vendere una certa cifra per ricomprarne magari un'altra. Quindi, siccome la materia è particolarmente complessa, sconsigliamo di far da soli e consigliamo anzi di affidarsi a un agente immobiliare professionista che possa aiutare il proprietario a districarsi in questa materia veramente complicata. Se ti è piaciuto questo video e hai bisogno di consigli per la vendita del tuo immobile, puoi contattarci ai recapiti che trovi nella pagina di questo canale YouTube oppure sul nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social. Ti invito a iscriverti al canale, a mettere un click sul mi piace di questo video e anche a cliccare sulla campanella delle notifiche in modo da poter essere avvisato quando pubblichiamo altri video. Ti auguro buona vendita, un ciao da Leonardo Raso.